Da qui inizia l'escursione, ci si mette direttamente nella via che porta alla chiesa. Si passa a destra della chiesa, via Brambilla e si prosegue diritto. Siamo ancora in via Brambilla dove finisce la via, c'è un quadrivio con via Madonnina e si prosegue diritto, in leggera salita. Si esce da Codevilla. Oltrepassando l'ultima abitazione, si continua diritto sulla strada asfaltata. Si comincia a salire leggermente al di sopra della pianura e si estende a nord. Al termine della breve salita appena fatta, e quindi appena prima che la strada scenda leggermente, si prende a destra una stradina di campagna. E la si risale, ci si tiene leggermente a destra e si va a costeggiare questo vigneto. Si costeggia il vigneto risalendo questo colle. Il panorama comincia ad aprirsi sempre di più, bellissimo il panorama che c'è dietro alla campanile della chiesa di Codivilla dove all'orizzonte si vede la mole del massiccio del monteroso ci stiamo avvicinando alla magica casa esagonale e abbiamo quindi così raggiunto questa costruzione veramente particolare guardate che magica posizione dopo la breve sosta alla magica casa esagonale eh, continuiamo, proseguiamo il nostro cammino, siamo arrivati da qua diritti, proseguiamo ancora costeggiando il vigneto. La strada di campagna che costeggia il vigneto scende leggermente e nel punto in cui poi inizia a risalire, la si volta a sinistra si scende costeggiando un altro eh, vigneto. Bene, si scende giù. E si va a raggiungere sul fondo della vallecola la strada sterrata che percorre appunto il fondovalle. Al termine della discesa giriamo immediatamente a destra la strada è qua sotto, procedere ancora a fianco del vigneto che ci porta ad una comoda discesina che si mette nella strada di fondovalle giriamo subito a destra ci siamo eh, immessi nella strada qui abbandoniamo il vigneto e proseguiamo a fianco della sterrata scorre il piccolo affossamento del torrente Corbetto qui arriviamo ad un primo bivio con una strada che sale sulla, eh, sulla sinistra c'è un cartello con indicato vietato l'ingresso sopra questa pianta non si considera questa strada e si continua diritti sulla strada di fondovalle si raggiunge praticamente eh, questo campo coltivato aperto qui c'è anche una sbarra qui davanti ma quello che ci interessa a noi è eh, questa strada che comincia a salire con una buona pendenza sulla sinistra attraversando eh, con un ponticello eh, il rio Corbetto e si comincia a risalire eh, questa stradetta di campagna eh, nel bosco incontriamo dopo pochi metri di salita una bella pozza con acqua sorgiva dove ci entrano soprattutto i cinghiali nel punto in cui la strada eh, compie una curva praticamente a, eh, a U, ce n'è un'altra che sale diritta, non la consideriamo e procediamo eh, girando appunto a sinistra. La strada di campagna a un certo punto eh, sbuca un po' fuori dal, dal bosco e costeggia questo vigneto. La pendenza qui è più sostenuta della strada che sale. Al termine del vigneto la strada si eh, addentra nuovamente nel bosco di roveri, roverelle, castagni, aceri, ornielli. Dopo tre curve della strada in mezzo al bosco, la strada stessa esce dal bosco in forma di sentierino e si arriva a questo insieme di vigneti. Si costeggia questo vigneto sulla sinistra, sul limitare del bosco, e si sale. Terminata la salita, si eh, incrocia questa strada che a sinistra scende nella vallecola del ricorbetto. Invece noi giriamo a destra. E continuiamo a costeggiare il vigneto la strada continua a salire ci sono alcune stradine laterali che scendono eh, sui versanti opposti dalla collina ma non li si considerano dalla collina è terminata Mondondone, Cudevilla e la pianura Oghiera è laggiù il Monte Rosa alle sue spalle a breve questa stradina si metterà nella strada asfaltata che appunto da Cudevilla risale su a Mondondone qui la stradina di campagna esce sulla strada asfaltata che sale da Codevilla in corrispondenza di questa abitazione e di questa cappelletta L azienda vitivinicola La Rocchetta di Mondondone una volta sulla strada asfaltata voltiamo a sinistra per risalirla in direzione di Mondondone si supera il cimitero di Mondondone e si prosegue sempre a diritto Proseguiamo fino ad arrivare alla piazzetta con la fontana. Poco prima della piazzetta un cartello indica di girare a destra per il bosco degli ulivi lungo questa sterrata che non la si considera, ma si continua ancora per un tratto sulla strada asfaltata. Raggiunta la piazzetta di Mondondone con la fontana a sinistra si entra in paese borgo dagli ulivi mentre eh, si eh, prosegue girando a destra eh, ci sono dei cartelli che indicano chiesa di montù eh, e la strada asfaltata diventa di nuovo sterrata dopo circa 200 metri si incontra un bivio eh, proseguire a destra la sterrata principale. Al termine della leggera salita si giunge a un bivio, sulla destra una stradina eh, porta sia dei campi coltivati sia eh, scendendo qui dietro ad un'ex cava di, di gesso. Dei gessi appennini ci parleremo in un video di approfondimento dedicato proseguiamo lungo questa strada di campagna. Lì c'è Mondondone e questo è il crinale poi che percorreremo per raggiungere poi la frazione di Boffalora e chiudere poi l'anello. Durante la salita della sterrata si trovano ogni tanto delle stradine che a destra o a sinistra eh, si mettono in un vigneto, in un campo, non considerarle proseguire lungo la strada principale. Al termine della salita eh, la strada si appiana per un tratto e prima di continuare diritti in questa direzione concediamoci una piccola deviazione. A sinistra risaliamo brevemente questo prato per raggiungere la, la cima della la sommità arrotondata di questo colle molto panoramico eccoci in cima al colle potremmo quasi definirlo l'ermo colle di Leopardiana Memoria questo è veramente uno dei punti eh, di questo itinerario degli orli di puntasso che amo di più perché veramente è di una bellezza panoramica incredibile dietro all'orizzonte si intravede addirittura la piramide del monte Tobbio nel parco delle capanne di Marcarolo in provincia dell'Alessandria ma praticamente in, in odor di Liguria da lassù infatti si vede il golfo di Genova dopo aver goduto del panorama di questa collina proseguiamo con il nostro cammino al termine di quest'ultima salita la strada si appiana e si raggiunge un bivio con la stradina che sale dalla cappella di Montuè che gira a destra c'è anche un cartello qui che lo indica Montuo o Montuè la seconda prima di proseguire verso Sant'Antonino facciamo questa piccola deviazione per andare a visitare la cappelletta ecco raggiunta la chiesetta di Montuè Qui c'è un piccolo spiazzo con alcune vecchie panche e tavoli in legno ormai distrutti. E questa è la chiesetta. Ecco. Alla sinistra della chiesa ci sono delle rocce affioranti proprio al culmine della, di questa collina che conservano le tracce di fossili. Marini perché sono rocce di sedimentazione marina. Per esempio, qui c'è una eh, concavità di una conchiglia fossile, si vedono i segni, eh, una conchiglia di un bivalve. Ridiscesi dalla cappelletta di Montue alla strada che abbiamo percorso. Fino adesso procediamo continuando diritto, dopo alcuni leggeri saliscendi la strada giunge a un bivio, a destra si va a Morisasco, Monte Terzo, volendo poi si può raggiungere Rocca Suselle, eccetera, a eh, sinistra invece si prosegue verso Sant'Antonino. Abbiamo raggiunto Sant'Antonino, questa è la prima abitazione. Al termine del primo fabbricato c'è una stradina sulla sinistra che dobbiamo seguire, quindi abbandonando la strada asfaltata che poi porta al centro del paese di Sant'Antonino ci sono anche due cartelli, due segnavia escursionistici, quindi noi proseguiamo in leggera salita a sinistra in questa direzione. Dopo poche centinaia di metri da Sant'Antonino si raggiunge un bivio, c'è cioè una strada che scende a sinistra che non consideriamo, prosegu proseguiamo invece scendendo a destra. Al termine di un primo tratto di discesa eh, si incontra un bivio in cui a sinistra una eh, strada erbosa scende verso un cascinale. Noi proseguiamo invece diritti in sostanziale piano lungo un sentierino in mezzo al bosco. A un certo punto lungo il sentiero, sulla sinistra, si può raggiungere questo punto panoramico su Mondondone, sulla Voghera, su... Boghera, su la pianura sulle alpi dopo il punto panoramico il sentiero inizia a scendere con buona pendenza usciti dal bosco eh, si costeggia questo campo erboso dopo aver costeggiato per circa la metà della lunghezza il, il campo erboso si deve eh, deviare leggermente a sinistra e eh, ci si mette su una strada di campagna che da una parte a sinistra sale e eh, raggiunge un cascinale noi invece proseguiamo a destra in discesa. Lungo la sterrata si possono incontrare degli affioramenti di gesso, questo minerale traslucido che eh, caratterizza il territorio collinare del nostro appennino. Il sentiero eh, si allarga nuovamente in una sterrata eh, sempre immersa nel bosco, eh, il cui percorso è tutto un saliscendi con tratti anche in relativo piano come questo. Intanto in si incontrano delle stradine che si staccano dalla sterrata principale, le ignoriamo. Ecco gli ori di Pontasso pareti verticali di rocce sedimentarie marine. Sono delle molasse quindi sono argille malamente cementate da calcare. Gli orridi sono impropriamente chiamati così. Ci sono gli orridi di Sant'Antonino che sono qua vicini e quindi poi io ho chiamato orridi di Pontasso queste formazioni sono del tutto simili a quelle degli ordini di Sant'Antonino, ma in realtà Orrido sta ad indicare qualcos'altro, cioè una forra, una come dire, spaccatura, un'incisione nella roccia creata in particolare da, dai torrenti. A un certo punto della discesa incontriamo un'altra quercia secolare. In corrispondenza della quercia secolare la strada compie una, una, una curva ad u e continua a scendere nel bosco qui c'è una stradina um, erbosa che ignoriamo e procediamo in discesa dopo aver superato la grande quercia secolare e eh, percorso un tratto in discesa ci troviamo ad un bivio qui c'è una strada che scende immediatamente a sinistra mentre qui ci si va ad affacciare sugli orridi di Pontasso e in questa direzione si andrà a scendere verso Boffalora. Andiamo ad affacciarci nuovamente sugli orridi eh, di eh, Pontasso da questa nuova visuale diversa rispetto a quella precedente. Da qui si possono ammirare le pareti eh, verticali degli orridi. Scendiamo verso Boffalora, 200 metri dopo aver superato gli orri di Pontasso, bisogna fare attenzione perché c'è questo punto eh, sulla sinistra della sterrata in discesa che vale la pena risalire per affacciarsi qui, su questa sorta di colletto. Adesso ci saliamo perché c'è una sorpresa dall'altra parte. Ho raggiunto il colletto. Ci si può affacciare su degli altri orridi meno appariscenti e sul fondo di questa vallata c'è un curioso eh, dente eh, formato dallo stesso, stesso materiale del, delle pareti degli orridi laggiù che eh, emerge dalla vegetazione boschiva. capanni di cacciatori poco dopo il capanno dei cacciatori che abbiamo appena visto eh, in corrispondenza di questa quercia piuttosto grande eh, c'è sulla sinistra una strada che scende e che si dirige verso Pontasso noi invece ci dirigiamo verso Buffalora grandi cespugli di rosmarino appena prima di Buffalora incontriamo ancora dei vigneti e le prime case di boffalora per, eh, per poi metterci nella stradina asfaltata che attraversa il, il paese raggiunto diciamo il centro di questa frazione c'è cioè un cartello che indica piazza cavour eh, voltiamo a destra e continuiamo a scendere continuiamo la discesa sulla strada asfaltata dopo aver eh, passato la frazione di Buffalora eh, la strada fa alcune curve eh, scenderemo giù fino al fondo della, della valle arrivati sul fondo della vallecola eh, ci troviamo ad un bivio boffalora in sud dove siamo arrivati, Pontasso, Pontazzo a sinistra, noi invece procediamo diritti, a questo punto la strada asfaltata incrocia in questa sterrata che scende in questo campo coltivato e poi prosegue in mezzo al bosco, noi giriamo appunto a sinistra e seguiamo questa strada di campagna che ci porterà nuovamente a Codevilla. Si passa questo piccolo ponticello sul torrentello, che scorre verso valle e si prosegue in salita. Fuori dal boschetto, attraversiamo ancora questa zona coltivata a vigneto. Dopo aver attraversato i vigneti, la strada risale in mezzo a queste robigne e eh, raggiunge il culmine della salita in corrispondenza di un bivio a destra la strada prosegue verso degli altri vigneti noi invece proseguiamo diritti si vede Codevilla che ormai è vicina e che a breve raggiungeremo a questo punto la strada compie una curva a sinistra ma eh, noi la abbandoniamo e proseguiamo dritti lungo questa stradina di campagna erbosa c'è cioè un pilone della, eh, della luce e costeggiamo questi campi coltivati scendendo dritti verso Codevilla il campanile di Codevilla è proprio davanti a noi mentre a sinistra lì c'è la magica casa esagonale ecco qui la stradina compie una curva di 90 gradi a sinistra e andiamo verso questi due vigneti, questo punto affiancando ancora per un tratto il vigneto. Possiamo vedere ormai la strada asfaltata che porta a Codevilla. Scendiamo verso la strada asfaltata. Eccoci arrivati sulla strada asfaltata. Giriamo a destra in direzione di Codevilla qui abbiamo chiuso sostanzialmente il cerchio perché questa è la stradina che porta su alla casa esagonale a ritroso torniamo in centro paese di Codevilla di nuovo al quadrivio via Montebello a sinistra proseguiamo per via Brambilla diritti eccoci tornati in piazza Cavour a Codevilla il percorso è terminato